60 anni fa, il 7 giugno del 1964, ho raccontato come il Bologna vinse lo scudetto nel famoso spareggio romano con l'Inter. Alla fine di quell'anno, accompagnai il Bologna in Coppa dei Campioni. Era un ritorno ad antichi riti che erano stati realizzati negli anni 30. Ma l'avventura del Bologna in Coppa dei Campioni durò pochissimo perché in uno spareggio con l'Anderlecht, la monetina, che allora non c'erano i tempi supplementari o i rigori, la monetina decise di mandare a casa il Bologna. 60 anni dopo sono a raccontare il ritorno del Bologna sulla scena grande europea e tutto questo vi dice, insieme a quella che è la gioia sprenata di una città, che ritrova una collocazione degna della sua tradizione calcistica, vi dice quanto possa appartenere al contesto sociale e anche personale l'avventura calcistica. Ecco, questo anno non particolarmente felice dal punto di vista del calcio, perché come sapete abbiamo una nazionale che arranca per ritrovare un posto in Europa e nel mondo. In questo anno comunque abbiamo avuto questa finale di torneo interessante perché c'è in ballo l'Europa. Devo dire che ai miei tempi, quando la Coppa dei Campioni si chiamava così perché ospitava un campione per ogni campionato, adesso siamo arrivati a 5, forse a 6, e in ogni caso dobbiamo rallegrarci perché quello che è riuscito a realizzare la Fiorentina, quello che è riuscito a realizzare la meravigliosa Dea che sta facendo parlare di sé in maniera esemplare, è quello che potranno fare un domani il Bologna e la Juventus, deve in qualche modo rallegrarsi. Pensate, il Bologna e la Juventus. I rossoblù non avrebbero mai sperato tanto in una volta sola.